Uccise con 12 colpi di accetta, tutti mortali, il suo compagno di stanza nella casa famiglia di Massa e Cozzilia in provincia di Pistoia, l'ultima residenza che lo aveva accolto dopo il primo atroce delitto. Era la notte tra il 16 e il 17 gennaio 2014 e Gianluca Lotti, 40 anni, pistoiese, era tornato ad uccidere esattamente 16 anni dopo l'omicidio della fidanzatina Silvia Gianni, ammazzata con una spranga il 19 settembre del 1998 a Pistoia, la sera del suo 21esimo compleanno. Sotto i suoi fendenti era finito Massimo Tarabori, 53 anni, di Pescia, anche lui ospite della casa famiglia, colpevole, secondo Lotti, di essere un convivente disordinato che non rispondeva alla sua mania di igiene e che troppo spesso gli accendeva la luce di notte, come aveva spiegato lo stesso omicida al magistrato che lo interrogò, Luigi Boccia. Dopo i primi colpi aveva indossato i guanti di lattice per non rischiare di contrarre malattie e poi aveva concluso la sua opera. Finita la mattanza aveva avvisato un altro ospite dicendogli di chiamare la polizia e si era preparato all'arrivo degli agenti facendosi una doccia. Per questo secondo terribile omicidio Gianluca Lotti era stato condannato un anno fa dal giudice per le udienze preliminari Roberto XIII a 30 anni di reclusione. Si era partiti dall'ergastolo considerando la riduzione di un terzo per la scelta del rito abbreviato. A Lotti erano state riconosciute le aggravanti, la recidiva reiterata e specifica, l'essersi approfittato del rapporto di coabitazione con la vittima, la premeditazione e i futili motivi, aspetti che erano stati ritenuti prevalenti sull'attenuante della semi-infermità mentale. Ieri i giudici della Corte d'Assise di Appello di Firenze, dopo oltre un'ora di Camera di Consiglio, hanno ridotto la pena a 16 anni.